Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agrinforma. Come promesso oggi parleremo di conti, faremo i conti perché vediamo un attimino i vantaggi economici di questo cambiamento, di questi ordinamenti nuovi culturali, giusto Roberto? Sì, esatto, naturalmente lo facciamo sulla base di quelle che sono le esperienze degli agricoltori che hanno fatto i conti e che quindi hanno capito che dovevano cambiare l'ordinamento culturale. Ricordiamo in breve che cosa ho voluto dire. Allora, prima avevano il 70% della superficie, quindi allevatori di vacche da latte, occupata dal mais di primo e secondo raccolto e un 30% tra mediche e foragere. Oggi hanno un cosiddetto sistema colturale che è stato chiamato dinamico perché abbiamo un 20% di mais di primo raccolto che è quasi destinato a pastone, quindi pastone di granella. Un 30% tra loietto e mais di secondo raccolto come diciamo insilato e percoci e un 50%, abbiamo detto 55% di medica e leguminose avvicendate, quindi è un bel cambio. A questo punto nel fare il conto, cioè capire, perché in effetti fare la medica e fare i foraggi costa, nel fare i conti, e questo ci tengo molto a sottolinearlo, non bisogna considerare il costo di produzione del foraggio, ma il risultato economico che si ottiene inserendo quel foraggio nella razione che va al posto di un'altra fonte più costosa. Allora, in soldoni, la medica tagliata al bottone fiolale e una volta che io l'ho insilata mi costa 170 euro la tonnellata a livello di sostanza secca, quindi di più rispetto al costo di mercato che va dai 120 ai 140. Allora uno dice non mi conviene, non è vero, perché quella medica inserita nella razione mi va a sostituire la farina di soia con un vantaggio economico di oltre 250 euro a tonnellata. Quindi sempre di sostanza secca. Quindi i conti bisogna fare in un certo modo, perché altrimenti uno continua a fare mais sulla maggior parte della superficie. Poi c'è da dire che a livello di sostanza secca c'è un incremento, introducendo questo nuovo ordinamento culturale, dell'8%, quindi questo è molto importante. Si ha un aumento del 50% di proteine. E alla fine l'efficienza economica di tutto questo ragionamento, quindi il margine operativo, passa da un 25% a un 35-40%. Quindi il conto effettivamente torna. Alla fine l'allevatore che cosa ottiene? Ottiene più proteine e più sostanza secca. Una concentrazione molto elevata di nutrienti utili nei suoi foraggi aziendali, quindi foraggi di alta qualità, e non diminuisce l'energia della razione, ma ottiene anche vantaggi dal punto di vista agronomico, perché ha allargato la rotazione, ha aumentato la dotazione di sostanza organica nel terreno e ha diminuito l'input chimico anche a livello di diserbanti e anche di concimi, e diciamo riesce in questo modo a centrare quella che è la sostenibilità piena, cioè economica e ambientale. Quindi diciamo è molto importante questo ragionamento, perché ha sostanzialmente due valenze che si in funzione anche della prossima PAC che partirà dal 2021, dove vedremo che gli ordinamenti culturali di questo tipo saranno fortemente incentivati, perché noi abbiamo bisogno di aumentare le fonti proteiche aziendali. Allora, lo stiamo facendo poco con la soia, perché sappiamo che la soia non riesce a prendere superficie. Per fortuna ci danno una mano gli allevatori, perché grazie a questi nuovi ordinamenti, al ritorno della medica, al ritorno delle foragere, e quindi questo effettivamente è un discorso che è molto importante. Un ultimo dato dal punto di vista, diciamo, economico, alla fine il costo per tonnellata di sostanza secca diminuisce drasticamente, perché si va da un costo che prima era intorno ai 130-140 euro, è diciamo come costo tonnellata di sostanza secca, a 100-110. Quindi capite che per l'allevatore agricoltore che fa i conti, aver cambiato diciamo la percentuale di colture sulla sua superficie ti dà un vantaggio economico veramente molto elevato. Quindi insomma è una puntata oggi dedicata ai costi, ai vantaggi della foraggicoltura, quindi è bene anche osservare dal punto di vista delle macchine questo discorso economico. Beh, allora, se partiamo dal taglio, fino a qualche anno fa, un paio d'anni fa,
la macchina regina che veniva utilizzata un po' in tutto il nord Italia, Emilia Romagna compresa, dove appunto il taglio rappresentava un qualcosa di seriamente importante a livello aziendale, era la macchina trainata. La macchina trainata, per il suo concetto, è ovvio che costa molto di più rispetto ad una macchina portata. Non c'è il timone, non ci sono quella sequela di cinematismi che sono necessari per una macchina trainata. Una macchina frontale, quindi, oltre a costare un 20% in meno, quindi attorno ai 14-15 mila euro, può essere una macchina media da 3 metri di larghezza di lavoro, cala drasticamente, quindi per l'agricoltore inizia già a spendere 3-4 mila euro in meno. 18-19 mila euro erano i costi di una macchina trainata di stessa metratura. Ora, se iniziamo a dire ma io metto una frontale, poi metto una posteriore e vado in combinazione, è evidente che raddoppiamo quei famosi 14 o 15, ma è altrettanto vero che raddoppio anche la larghezza di lavoro e utilizzo un solo trattore e utilizzo un solo operatore. Quindi mi ricollego un po' alla puntata precedente dove si diceva attenzione ai costi, perché ovviamente dobbiamo considerare tutto. Se investo 30.000 euro ma ci metto metà tempo a fare quello che facevo prima, non è poco. In più teniamo in considerazione che se ho una macchina trainata, il cercare di concepire una combinazione con la frontale diventa realmente molto difficile, perché non riusciamo poi a gestire la dimensione e la lunghezza di una macchina trainata assieme ad una portata frontale. Quindi insomma si innescava un meccanismo per cui o decidevi di fare un concetto di lavorazione oppure drasticamente cambiavi e andavi su un altro. È ovvio che poi tutto si triplica se appunto vai su una butterfly, quindi la larghezza di lavoro diventa ad essere 8-9 metri, 10 metri addirittura con le nostre 7100, ed ecco che però ovviamente aumentano anche in corrispondenza i prezzi, quindi puoi avere investimenti attorno ai 50-60 mila euro, ma è sempre lo stesso discorso, aumenti e triplichi la larghezza di lavoro con lo stesso trattore e lo stesso operatore. Quindi la tendenza che diceva Roberto, quella di aumentare sostanzialmente la larghezza di lavoro, sta prendendo piede sempre di più. Vogliono rimanere con pochissimo in campo i nostri amici agricoltori. Per farlo in così poco tempo, in queste finestre di 10-15 giorni, devono fare per forza questi ragionamenti, cioè devono entrare con macchine di un certo livello, e oggi abbiamo appunto la possibilità di farlo. A macchine di un certo livello deve assolutamente corrispondere tecnologie di un certo livello, perché io devo garantire la stessa operatività che avevano quando utilizzavano una macchina da 3 metri. Quindi si innesca tutto questo meccanismo per cui ad una macchina grande corrisponde grande tecnologia. Quindi la tendenza è quella di dire o investo veramente poco in una macchina piccola perché sono in una zona magari specialistica, oppure salto addirittura al massimo della tecnologia che oggi ho a disposizione, perché devo ridurre il ritorno degli investimenti il più possibile. E questo discorso non vale solamente per il taglio? No, questo assolutamente non vale per il taglio, ma vale per il rivoltamento del foraggio, vale per l'andanatura. Oggi la tendenza, i monorotori negli andanatori sono venduti ormai in parti limitatissime d'Italia, li utilizzano per raccogliere angoli particolari dei campi, ma nel 90% dei casi sono i birotore che vanno, e addirittura si sta introducendo il concetto del quadrirotore, perché col quadrirotore si possono gestire anche operatività diverse. Quindi ripeto, si sta iniziando a concepire il tutto. Se tu parti con una larghezza di taglio molto grande, è evidente che devi tarare il voltafieno in un certo modo. Se vuoi portare a casa del foraggio di qualità, devi cercare di capire di non pestarlo e quindi di andare a cavallo dell'andana, quindi ho 3 o 5 andane, ma se ne fai 3 ovviamente di taglio, è giusto che tu prenda un 6 rotori, perché così hai i rotori esattamente in centro l'andana e prendi il foraggio e lo rivolti in un certo modo. Se sono 5 devi averlo 10 rotori, cioè inizia veramente ad essere seguita la vera tecnica che tutti noi ci auspicavamo che venisse seguita.
sempre, tra l'altro la Comunità Europea sostiene questa tecnologia. Sì, la sostiene solo se però è dotata di una tecnologia di un certo tipo, quindi l'andanatore dotato di GeoRake viene sostenuto, la falcia condizionatrice dotata di GeoMove viene sostenuta, come un po' con le seminatrici di Serbo e Concime. Cioè la grande tecnologia è supportata dalla Comunità Europea. La Comunità Europea vuole che l'agricoltore si evolva e vuole che ci sia il massimo della tecnologia, perché ritorniamo al concetto che l'Italia, che sta utilizzando l'1% solo della superficie con questa tecnologia, deve arrivare all'8, 9 o 10%. Quindi per arrivare all'8-9% abbiamo il 99% ancora a disposizione, quindi abbiamo davanti tanto tempo e tanta tecnologia. E Roberto, in merito a questo discorso che faceva Sandro sul numero di attrezzature, è un dato molto interessante dell'Università di Milano. Sì, un dato molto interessante. Su 38 ettari l'Università di Milano ha confrontato il costo di macchine e gasolio di una falcia condizionatrice rispetto a due falcia condizionatrici. Bene, si passa da 45 euro ettaro a qualcosa come 37 euro ettaro con la doppia macchina. Quindi non è vero che costa di più. Ecco, quindi detto ciò, io allora saluto Sandro Battini e Roberto Bartolini per essere stati qua con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdetevi le prossime puntate di Agriinforma, perché come di consueto parleremo sempre di tanta tecnologia per informarvi. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.